Buongiorno a tutti, eccoci qui pronti per una nuova ricettina. Innanzitutto grazie a tutti i nuovi iscritti e a tutti quelli che mi seguono da tempo. Oggi andiamo a preparare la pita greca ripiena di spinaci e feta. Questo perché interrompiamo un attimo la rubrica dei lievitati per la colazione, perché arrivando Pasqua e Pasquetta, questo è un piatto che si può preparare tranquillamente anche il sabato di Pasqua per mangiarlo poi il giorno di Pasquetta. Quindi, ed è un piatto veramente, è una pizza proprio squisita. Quindi vado ad elencarvi gli ingredienti. Allora, per fare la pita greca ripiena di spinaci ci serviranno una busta di spinaci già lavati, perché è più comodo, da mezzo chilo, e andremo a metterli in una insalatiera. Poi ci servirà un panetto di pasta fillo. La pasta fillo è una pasta simile alla pasta sfoglia, ma è a fogli praticamente. Sono dei fogli sottilissimi che poi adesso andrò a farvi vedere, e si lavorano in questo modo e vi farò vedere il procedimento. Non è molto facile da trovare, io l'ho trovata da M+. Se qualcuno sapesse anche dove reperirla, cortesemente se ce lo fa sapere, magari mettendo un messaggio. Poi ci serviranno un pochino di cipolla, questo è semplicemente a puro gusto. Poi due fogli di due fette di feta greca, un bicchiere di acqua, dell'olio di oliva ed un pennello per spennellare. Quindi andiamo a fare la preparazione. Allora, per cominciare iniziamo a tagliare gli spinaci crudi dentro l'insalatiera. Quindi, una volta tagliati bene gli spinaci, così con le forbici o con un coltello, insomma come preferite, andiamo ad aggiungere la cipolla. Ripeto, la cipolla quanto vi piace, in base a quanto vi piace aggiungete o togliete, ok? A me personalmente piace poco, a casa mia a qualcuno piace, a qualcuno no, quindi ne metto poca, giusto per dare un pochino di odore. A questo punto andiamo a sbriciolare le fette di feta dentro agli spinaci. Ogni famiglia in Grecia, come in Italia, come in Francia, come in tutti i paesi, ha la sua ricetta della pita, quindi questa è una variante delle tante che in Grecia usano le famiglie greche, appunto, per fare questo piatto, questa pita, che è molto sfiziosa. Quindi, una volta sbriciolata tutta la feta, andiamo a mettere un filo d'olio, non molto, perché ci servirà poi per ungere la pasta fillo, e andiamo a mescolare bene con le mani il tutto. Non mettete il sale, perché siccome la feta è molto saporita non servirà il sale, anche gli spinaci sono saporiti, per evitare di fare il piatto troppo salato. Quindi, una volta mescolati bene gli spinaci con la cipolla e con la feta e l'olio, andiamo a prendere una teglia, possibilmente rettangolare. Prendiamo i fogli di pasta fillo e andiamo a srotolare. Considerate che è una pasta molto molto delicata, tende a rompersi facilmente. La pasta fillo, eccola, questo è un foglio di pasta fillo, ok? Vedete quanto è sottile? Allora, a questo punto prendiamo il nostro bicchiere d'acqua, facciamo così, prendiamo il bicchiere d'acqua e mettiamo mezzo bicchiere d'acqua e circa mezzo bicchiere di olio. Ok, andiamo a batterlo leggermente, ma tanto l'olio e l'acqua lo sappiamo che non si mescolerà mai, però questo ci serve esclusivamente per ungere molto bene la pasta fillo. Ok, quindi andiamo a bagnare la teglia. Ok, con il pennello andiamo a spargerla bene, si vede? Si vede? Ok, quindi spennelliamo molto bene la teglia, anche i lati, perché poi questa crescerà di volume, oggi sono un po' pesciole. Andiamo a prendere un foglio e lo andiamo a depositare nella teglia, facendo attenzione che i lati restino alti. Ok, a questo punto prendiamo un altro po' di acqua, sempre mescolata all'olio, e andiamo a spennellare il primo foglio. Purtroppo è giusto un po' lento la preparazione, perché bisogna ungere foglio per far sì che venga buona
perché la bontà della pasta filo è data dal grasso col quale noi la ungiamo. Una volta unto il primo foglio andiamo a mettere anche il secondo foglio, che ci farà da spessore per il nostro ripieno, ok? A questo punto andiamo a bagnare ulteriormente la nostra sfoglia, dopodiché andiamo a riempire con gli spinaci. A questo punto andiamo a coprire con abbondante spinaci e feta. Qui dovremo fare almeno 2 o 3 strati, vediamo un attimo come ci possiamo regolare. Ecco qua. Tanto poi cuocendo vedrete che gli spinaci si scenderanno di volume, ok? Quindi a questo punto andiamo a prendere un altro foglio, non importa se le mani sono sporche. Quanti fogli ci abbiamo? Sì, ci riusciamo. Andiamo a prendere un altro foglio che andremo a mettere sopra per coprire, ok? Questo primo strato. Andiamo ad ungere anche questo secondo foglio e poi andiamo a riempire con gli altri spinaci. Quindi una volta unta andiamo a fare un altro strato. Quindi sono 2 strati e ci teniamo un pochino per il terzo strato. Ok, a posto. Andiamo a ricoprire con un altro foglio. Oh mamma, ho fatto un macello. Ok, e facciamo lo stesso lavoro. Quindi finiamo con l'ultimo strato di spinaci. Ok, raccogliamo bene quelli che sono nell'insalatiera per non sprecare niente e andiamo a ricoprire con gli ultimi fogli, tutti i fogli di pasta filo che sono rimasti. Possiamo prendere 2 fogli insieme e andiamo a ricoprire il tutto facendo accortezza, attenzione a mettere bene gli spinaci dentro, al bordo della pasta, quella che sta, ecco, vedete, ok. Quindi andiamo ancora a bagnare, ok? Quindi finiamo con quest'ultimo strato chiuso a metà, così andiamo a chiudere tutti i fogli, bagniamo, aggiungiamo un altro po' di olio. Purtroppo è così, ma la cucina greca è molto molto unta, ma quanto è buona. Ecco, abbiamo finito. A questo punto prendiamo le forbici. Questa dovrà cuocere un'ora, almeno un'ora, in forno a 170 gradi all'incirca. Non aumentate troppo la temperatura, casomai proprio in ultimo, per far bene la crosta della vita. Andiamo a fare dei tagli per far sì che esca dalla pasta l'umidità degli spinaci e quindi asciughino. Ok, si fanno questi tagli. Ok, a posto. Quindi questa è pronta, ci rivediamo tra un'ora dopo la cottura. Dopo un'ora di forno questo è il risultato. Adesso andiamo a sformarla dalla teglia, così ve la faccio vedere come viene. Quindi questa è la pita sformata. Quindi questa è la nostra ricetta, la nostra nuova ricetta. Se volete un'altra idea per una nuova ricetta, per un'altra ricetta per Pasqua, qui vi lascio il link per la pizza di formaggio o la colomba salata. E a presto, alla prossima ricetta.